Siamo a Bengaluru e la mattina presto la città si prepara al risveglio. La gente inizia la giornata con i piccoli rituali quotidiani. Bengaluru è la capitale dello stato del Karnataka e con i suoi oltre 6 milioni di abitanti è la quinta città dell'India per grandezza. Una delle città più importanti, ricche e cosmopolite, sede di numerose prestigiose università e di alcune delle maggiori industrie di high-tech. Per questo Bengaluru, un tempo sonnolenta città giardino, è diventata la Silicon Valley dell'India, capitale informatica del paese. È una città molto signorile, con parchi e bei viali alberati, e conserva negli edifici molte tracce del suo passato coloniale. Il traffico è spesso congestionato e caotico, con livelli di inquinamento altissimi. Quello che colpisce è proprio la folle animazione delle strade. Visitiamo i giardini botanici di Lal Bagh, che si estendono per 96 ettari di terreni curati con estrema attenzione. Fondato nel 1760 da Haider Ali, questo parco è oggi una delle aree verdi più famose di Bengaluru. Qui si trovano piante provenienti da ogni parte del mondo. Ed è proprio grazie ai bellissimi e numerosi parchi come questo e al clima favorevole alla crescita di una vegetazione lussureggiante che Bengaluru è considerata la città giardino dell'India. Bengaluru, che si trova nel cuore dell'altopiano a 920 metri di altezza, gode di un clima temperato. Qui c'è una grande varietà di alberi secolari come questo. Ci sono piante fiorite in ogni periodo dell'anno. Le strade del parco sono percorribili da veicoli elettrici, ma ci sono anche molti sentieri riservati ai pedoni, punteggiati di statue di epoca coloniale, risalenti ai primi decenni del Novecento quando l'India era saldamente nelle mani degli inglesi. Siamo in India nella settimana che precede il giorno della Repubblica, il 26 gennaio, e, in una magnifica serra realizzata sul modello del Crystal Palace di Londra, viene allestita una straordinaria mostra floreale. Sulla sommità di una collina rocciosa c'è un piccolo tempietto dedicato a Ganesh, meta di pellegrinaggio di santoni e intere famiglie. A Bengaluru, nel 1800, arrivarono gli inglesi. Qui trascorse gli anni migliori della sua gioventù, Churchill. La reputazione di Bengaluru come polo tecnologico è nata agli inizi del XX secolo. Oggi, qui, oltre alla principale azienda aerospaziale dell'India, ci sono numerose società che si occupano di elettronica e di software. Qui si trova il colosso dell'informatica Infosys, che dà lavoro a 100.000 dipendenti, con un fatturato di 4 miliardi di dollari. Clienti di questa società sono 100 delle aziende americane più importanti.
questa zona si trovano un ippodromo e uno stadio da cricket. Lo skyline della città è punteggiato da un numero sempre maggiore di grattacieli. Usciamo dal traffico congestionato di Bengaluru, diretti a Mysuru. Subito imboccata la superstrada a doppia corsia, il grigio della città lascia spazio al verde della campagna, punteggiata da picchi di un certo rilievo immersi in una vegetazione rigogliosa. Sulla strada un mercato del bestiame, piccole mucche vestite a festa. Smell.